Buonasera e benvenuti alla diretta streaming del campionato UEFA Super League. Qui in live dallo stadio Atletico 2000 si scontreranno DLF Ciampino contro Maccabi Roma. Maccabi che si presenta con un 4-2-3-1, tra i pali Funaro, in difesa Piperino, Spagnoletto, Teixeira, Arman Gil, Maroder, Gioia, Piazza, Pavoncello, Bianco e Moretti in attacco. DLF Ciampino con un classico 4-4-2, tra i pali San Filippo, in difesa D'Ambrosio, De Rosa, Fiorio, Silari, centrocampo Castagna, Moro, Mocciola, Urcioli, Fusaro e Cornetta come attaccanti. Dirigono gli arbitri Cesarno, Spinozzi e Ienna. Ricordiamo che questa partita è valida per la qualificazione, vede impegnati Maccabi Roma contro DLF Ciampino. Danno il via al calcio d'inizio. Palla indietro per il DLF Ciampino, che prova a portarsi in avanti dalle fasce, sulla fascia sinistra, bel passaggio, provano ad accentrarsi, palla che finisce in mani sicure. Del portiere. Ora vediamo in attacco il Maccabi, che prova dalle fasce ad avvicinarsi. Niente. DLF che copre molto bene, recupera palla. Ora il Maccabi passa la palla al portiere. Prova ad avanzare con un lancio lungo. Bella palla sulla fascia del numero 22, che prova un cross. Spazza bene via il DLF Ciampino. Numero 16. Passa la palla al numero 20. Prova ancora all'attacco il Maccabi, cerca uno spazio, copre bene il DLF. Ottimo, recupero palla del DFL, che prova a prendere in contropiedi i suoi avversari. Lancio lungo per il numero 21. Bel passaggio. Maccabi recupera palla. Partita molto equilibrata finora, coprono bene tutte e due le squadre. Maccabi che preferisce attaccare sulle fasce come in questo momento.
DLF molto chiuso, commette fallo. Calcio di punizione a favore del Maccabi. Battuto. Si perde un po' di tempo. Calcio di punizione, vediamo, prova a mettere la palla al centro per un pelo. Si batte il calcio d'angolo per il DLF, scusate, per il Maccabi. Ora calcio d'angolo per il Maccabi. Palla che finisce sul fondo. Scusate, un po' di problemi tecnici, rieccoci. Vediamo il Maccabi ad attaccare. Palla lunga al numero 99, che però viene fermato. Ora riparte il DLF Ciampino. Ci prova col numero 92. Attacco sventato dal numero 5 del Maccabi. Numero 20 che passa la palla sulla fascia cercando un inserimento del numero 99. Che non riesce, eccellentemente difeso dal DLF Ciampino. Ci riprova il Maccabi, ma DLF Ciampino recupera palla, parte in contropiede, classico questo, partire in contropiede dalla parte del DLF Ciampino. Calcio di punizione già battuto, attenzione, fuori gioco fischiato dall'arbitro di linea. Tanto si vedono lampi in lontananza, speriamo che non succeda nulla. Il tempo qui ancora regge, fa molto freddo ma regge. Ecco il calcio di punizione battuto dal DLF che passa palla numero 77 che cerca l'inserimento del numero 21. Recupera. Palla che esce nei campi alle nostre spalle. Rimessa laterale battuta dal numero 22 che passa palla al numero 16, cerca un inserimento, bello questo inserimento al numero 27. Attenzione, grande occasione. Bella azione da parte del Maccabi che cerca di essere pericoloso nell'area del DLF Ciampino. Ora calcio di punizione. No, punizione, calcio d'angolo, scusate, battuto dal Maccabi che mette palla al centro
palla sventata dai difensori del DLF. Ora di nuovo calcio d'angolo sulla nostra sinistra, da parte sempre del Maccabi, a favore del Maccabi. Vediamo questo basso a cercare il numero 27 che poi mette palla al centro, bella parata del DLF Ciampino. Ora DLF riproverà ad attaccare, pressano bene gli attaccanti e centrocampisti del Maccabi. Squadra molto unita quella del Maccabi. DLF un po' in confusione. Ora cerca il retropassaggio. Pressano molto bene quelli del Maccabi. Aia, grande errore del DLF Ciampino che vede l'inserimento del numero 99, però fischia al fuorigioco. Sempre Maccabi nell'area del DLF Ciampino, molto pericoloso. DLF che non riesce ancora a uscire da questa situazione, chiuso molto in difesa. Ora lancio lungo, palla recuperata dal Maccabi. Numero 99 che cerca di uscire da questa stretta dei centrocampisti del Ciampino. Palla buona per il numero 99 che si prova il passaggio ma non riesce. Palla sul fondo, finisce in calcio d'angolo sempre per il Maccabi. Ciampino che sta un po' soffrendo in questo momento. Calcio d'angolo battuto, sempre angolo per il Maccabi, dalla parte opposta. Prova il Maccabi. La soluzione del numero 99 cade all'esterno dei pali. Ciampino che, come dicevamo, cerca l'attacco in contropiede spesso e volentieri. Ora palla rimessa dal fondo, bel recupero del Maccabi. Numero 27 cerca di uscire, ecco il Ciampino, tutto regolare per il momento. Attenzione, irregolare. Alza la bandierina l'arbitro di linea. C'è un po' di tafferugli al centro campo, un po' di la famo finita.
Rieccoci qui all'Atletico 2000, situazione che si è riappacificata. Ora il gioco riprenderà con il calcio di punizione a favore del DLF Ciampino. Intanto il tempo tiene, fa molto freddo ma il tempo tiene. Calcio di punizione, direttamente in porta, tiro. Grande occasione per il Ciampino, palla che però esce di un soffio fra i pali. Ora rimessa del Maccabi, lancio lungo, cercare il centrocampo. Bel passaggio per il numero 16 che si accentra, cerca qualcuno, ma palla che finisce direttamente tra le mani del portiere del DLF Ciampino San Filippo. Ancora DLF Ciampino, prova a uscire. Maccabi che recupera palla in una posizione pericolosa, sventato dal DLF Ciampino che mette la palla in calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto, cerca la palla bassa, DLF Ciampino che spazza via la palla, cerca di ripartire subito sulle fasce. Eccoci, numero 21 che prova, fermato dal numero 20 del Maccabi che passa prontamente la palla al suo portiere. Ora il Maccabi riprova a impostare l'azione di attacco. Numero 27 passa la palla al numero 22 completamente solo, che prova ad addentrare la palla nell'area. Fallo del DLF Ciampino. Esce il numero 6, entra il numero 10 per il DLF Ciampino. Lasagna, terzino. Moro, ti a Cassagna ne mette il terzino. Siamo in attesa di questo calcio punizione per il Maccabi, batterà il numero 27. Numero 16 ora prova a passare la palla, niente, palla sventata dal DLF Ciampino, palla che esce abbondantemente dietro le nostre spalle. Prova ancora il DLF Ciampino, buona azione, molto veloce. Numero 8 cerca l'inserimento del numero 99, ma la palla prontamente tra le mani del portiere del DLF Ciampino. Ancora in attacco il Maccabi. Prova l'inserimento. Ora riparte il Ciampino, prova a impostare l'azione, fermato dal numero 67, grande giocata, palla all'esterno per il numero 22 del Maccabi, fermato prontamente dal numero 77 del DLF Ciampino, numero 27, passa la palla al numero 99, sempre Maccabi in attacco, non mollano di un minuto. Ciampino costretto a difendersi. Numero 27
apre per il numero 22. Numero 30 del DLF Ciampino, difende molto bene e butta la palla in rimessa laterale. Battuta da numero 22. Rimessa per il DLF Ciampino che proverà a riattaccare. Palla al Maccabi che prova a sfondare questo muro di difensori. Eccoci, c'era quasi riuscito ad addentrarsi nell'area avversaria. Maccabi che pressa. Ora palla al DLF Ciampino che prova la ripartenza sull'ala sinistra. Palla che esce in rimessa laterale per il Maccabi. Attenzione, fischiano un fallo. Si lamenta il centrocampista del Maccabi. Punizione a favore del Maccabi che fischia l'arbitro Ciserno. Numero 69 che recupera la palla prontamente, cercano di uscire da questa situazione. Palla che ritorna al Maccabi che cerca l'inserimento del numero 8 in posizione regolare. Tiro e gol del Maccabi, del numero 8. Bellissima azione questa del Maccabi, che porta in vantaggio la squadra. Calcio battuto dal Ciampino che prova a reimpostare la manovra, ci dovrà rialzarsi. Ora il Ciampino, ricordiamo che siamo sull'1-0 per i Maccabi. Attenzione, attenzione di LF Ciampino che cerca l'inserimento in area ma non ci riesce. Maccabi che riparte sull'ala destra. Cerca l'inserimento del numero 8 che come prima prova a portarsi al centro. Palla un po' lunga, difficile da controllare. Attenzione, il Maccabi prova a impostare l'azione ripartendo da dietro, ci sta riprovando. Ora il Maccabi passa la palla al suo portiere, cerca il Ciampino, sta pressando, sta cercando di riportare il risultato sulla parità. Numero 99 cerca l'inserimento del numero 22 che cerca di sfondare, tira, palla prontamente tra le mani del portiere del Ciampino. Ora il DLF prova, come ho detto prima, a riportare il risultato sulla parità. Eccoci, palla al numero 77 che cerca di
inserirsi, ma il numero 44 sventa prontamente l'attacco del Ciampino. Ora rimessa laterale, Ciampino che prova a rialzarsi dopo l'1-0, ricordiamo, del numero 8. Ora passaggio sbagliato del Ciampino, che ridà la palla praticamente al Maccabi. Maccabi che prova a impostare l'azione da dietro. Eccoci l'inserimento del numero 8, attaccante Moretti del Maccabi, però fermato dal guardalinea che alza la bandierina del fuorigioco. Calcio di punizione per Ciampino. Vediamo come imposterà l'azione. Prova una palla al centro a cercare il numero 77. Palla che però finisce tra le mani del portiere Funaro del Maccabi. Maccabi ancora in attacco. Passaggio sbagliato. DLF Ciampino che recupera palla. Cerca velocemente di impostare l'azione, ma non ci riesce. Ora sempre Ciampino che prova con velocità sulla fascia destra a cercare l'inserimento del numero 22, ma la passa al numero 69. Molto chiuso in difesa ora il Maccabi. Maccabi che difende molto bene, non lascia spazio agli attaccanti del Ciampino. Buono, bella palla però rimessa sul fondo per il Maccabi. Rimessa del portiere del Maccabi che prova l'inserimento. Ciampino che recupera prontamente palla. Ora prova a impostare l'azione dalla fascia a destra. Numero 16 che difende la sua porta. Ora il Maccabi prova a ripartire, vediamo l'inserimento, tutto regolare per ora. Numero 8 cerca di inserire il numero 27 che mette palla al centro, ma murata dal difensore del Ciampino. Ora sempre Maccabi che recupera palla, ma se la fa soffiare dal numero 71. Intanto vediamo in lontananza Lampi e Tuoni ancora, non si placa questo brutto tempo, tento a scendere. Ora vediamo il cambio per il Ciampino, entra il numero 6. Ed esce il numero 18, Ducci. Rimessa battuta. DLF che cerca di impostare l'azione. Rimessa sul fondo per DLF. Numero 8 che passa palla al numero 33, cerca l'inserimento, ma nulla di fatto. Ancora risultato bloccato sull'1-0 per il Maccabi.
Palla. Palla al numero 21. Recuperata dal Maccabi dal numero 44, che la passa al 27 cercando l'inserimento sempre del numero 44. Attenzione, gol! Gol del Maccabi, secondo gol del Maccabi. Porta la squadra sul 2-0. Splendida azione, sempre in velocità, presa in contropiede il Ciampino. Ora il risultato è solo 2-0 per il Maccabi. Ciampino che prova a uscire. Punizione battuta subito dal numero 16 per il numero 27 che cerca l'accentramento, palla prontamente tra le mani del portiere del DLF Ciampino. Maccabi che imposta l'azione. Passa la palla al numero 27. Ottimo questo inserimento. Molto bene il portiere del DLF Ciampino, che però lascia la porta vuota, e il gol sul 3-0 del Maccabi. Era stata buona l'azione del portiere del DLF Ciampino, San Filippo. Sempre numero 8, che segna il suo secondo gol. Dicevo, buona l'azione del portiere inizialmente, ma ha lasciato la porta scoperta e il Maccabi non si è fatto mancare questa occasione di segnare. Sconfortato un po' il portiere del DLF Ciampino. Vediamo la partita ora, come si metterà Ciampino un po' in difficoltà. Cerca comunque di ripartire. Eccoci, una buonissima azione del numero 27 fermato dal numero 44 del Maccabi, che mette prontamente la palla in fallo laterale. Fallo laterale che verrà battuto dal numero 77. Passa la palla al centro, Maccabi pronto a difendere. Ecco un'altra azione, sempre tutto regolare, del numero 20, che cerca il compagno, vuole far tutto da solo, no, la passa, tiro e gol, 4-0 del Maccabi. Si mette un po' male ora per il DLF Ciampino, siamo solo 4-0 per la squadra ospite, Maccabi Roma. Maccabi Roma, ricordo, ha vinto le ultime 5 partite ufficiali, squadra molto compatta, forte. Ciampino ora che dovrà andare a inseguire gli avversari. Punteggio di 4-0 per il Maccabi. Ora il DLF Ciampino prova Maccabi, forte del risultato, cerca di sfondare ancora
Risultato ricordiamo 4-0 per il Maccabi in casa del DLF Ciampino. Calcio di punizione a favore del DLF Ciampino, ci prova, ma difende bene il Maccabi. Ora riprova la ripartenza, vediamo, molto veloce sempre sulle fasce il Maccabi, che cerca sempre l'inserimento del numero 8, eccolo, no, cosa si è mangiato il numero 8 del Maccabi. Occasione sprecata. Azione che il Maccabi che prova, palla al centro a cercare il numero 8, ma troppo lunga, cade sul fondo dietro al portiere. Ciampino che prova a rialzarsi. Vediamo questa azione come si svolgerà. Alla al numero 27 che prova a cercare l'inserimento del numero 22, veloce sulle fasce, fischia il fuorigioco. Un disastro. Maccabi che prova a rimpostare l'azione partendo dal numero 99, tira a cercarsi veloci, veloci sulle fasce, ecco il numero 22, numero 16 che cerca il tiro sventato dal numero 30 del DLF. Maccabi che cerca il tiro a rete, ma che la palla finisce dietro alle spalle del portiere, che ora batterà la rimessa dal fondo. Ora DLF cerca di impostare l'azione. Risultato che ricordo solo 4-0. Maccabi prontamente butta la palla in rimessa laterale. Ciampino che sta provando l'inserimento del numero 77, finora tutto regolare, palla un po' lunga che finisce tra le mani del portiere del Maccabi, al sicuro.
Basta, Yo-Yo, mica ha fatto apposta. Gioca. Maccabi che cerca ora di impostare la manovra partendo dal dietro. Ecco l'inserimento del numero 8, classico del stile di gioco del Maccabi. Tutto regolare, l'arbitro non fischia, ma la palla prontamente finisce nelle mani del portiere. Ora Ciampino prova l'attacco partendo dal numero 10, che passa la palla lateralmente sulla fascia. Numero 77 che cerca di arrivare a questa palla un po' lunga. Basta Fabio! Laterale.
Capri, eccoci al secondo tempo di Maccabi di LF Ciampino. Scusate, durante la pausa ci sono stati un po' di problemi al microfono, forse avete sentito qualche sfondone. Questo è il bello della diretta. Maccabi ora cerca di impostare l'azione dal dietro con il numero 14 che passa la palla al numero 24, cerca l'inserimento sulla fascia del numero 8 che però lascia correre la palla sul fondo dando la rimessa laterale al DLF. DLF chiuso nella sua metà campo cerca di ribaltare il risultato al 4-0 da parte del Maccabi. DLF prova il passaggio lanciando il loro attaccante ma viene fermato dal Maccabi. Ora a terra un giocatore del DLF, calcio di punizione a favore del DLF. Battuto il calcio di punizione, Maccabi, ecco il Maccabi che prova, entra in area, cerca il tiro numero 27 che però tira ma la palla va sopra i pali. Bellissima azione questa del Maccabi, scusate, che nonostante il 4-0 cerca sempre comunque l'attacco. Squadra che non si è chiusa nella difesa, resta pronta e vigile in attacco a sorprendere il DLF con questi inserimenti. DLF ci prova, palla al Maccabi numero 22. Ora con calma cerca il Maccabi di uscire dalla propria area di rigore. 27 passa la palla, cerca l'inserimento del numero 24 che viene fermato dal DLF. Numero 87 cerca di impostare la manovra passandola al numero 23. Efficiente difesa del DLF che ora dal numero 69 cerca di impostare l'azione passandola al numero 10 che cerca l'inserimento del numero 11, non riuscito, fermato bene dal Maccabi. Maccabi che prova una palla centrale a cercare il numero 8 che però non era in posizione. Ora con calma il DLF cerca di impostare una manovra per ribaltare questo risultato sul 4-0, ricordiamo all'inizio del secondo tempo, pochi minuti dall'inizio del secondo tempo, qua all'Atletico 2000. Numero 92. Arbitro che involontariamente ferma l'azione del DLF e concede un calcio di punizione a favore della squadra di casa. Maccabi che cerca di fermare il numero 69 che passa palla al numero 11 sulla fascia, fermato dal numero 87 del Maccabi. Passa la palla in retropassaggio al loro portiere che con molta calma cerca di impostare da tempo la squadra di sistemarsi. DLF comunque sempre cerca sempre di pressare. Ricordiamo classico 4-4-2 del DLF e 4-2-3-1 del Maccabi. Ora palla al Maccabi. Cerca un pertugio per impostare l'attacco. Ok, ecco la palla al numero 23 sulla fascia destra. Palla al centro, fermata
dal difensore del DLF che cerca una ripartenza. Palla lunga direttamente al portiere, senza difficoltà ferma questa palla e reimposta la sua squadra, il Maccabi. Ora inserimento del numero 27, tutto regolare per ora. Numero 27 che cerca palla rimessa dal fondo, rimessa laterale, scusate, per il DLF, sempre in attacco nell'area di rigore del Maccabi. Uomo solo numero 77, prontamente difende. Numero 23 del Maccabi cerca di saltare un uomo, due, tiro, traversa, grandissima traversa del Maccabi. Bravo Herman. Maccabi che comunque non molla nonostante il suo risultato di 4-0, lo ricordiamo, cerca sempre l'attacco, eccolo, a parte del numero 30 che tira e gol. Gol del numero 30. Gol del numero 30 che porta il Maccabi al 5-0 al sicuro. Ora si fa sempre più difficile per il DLF. Molto sconsolati i giocatori del DLF, cercheranno di recuperare questo 5-0. Riparte il Maccabi. Rimessa da laterale per il DLF. Cerca il numero 10, passa lateralmente al numero 18, palla troppo lunga che finisce in rimessa laterale a favore del Maccabi, batterà il numero 22. Ecco la palla battuta. DLF prova l'attacco, palla lunga sul fondo che sfila al numero 10, prova a recuperarla. Ora un cambio da parte del Maccabi, entreranno due giocatori. S8, entra 32. Esce il numero 8, entrerà il numero 32. Per il DLF un altro cambio, esce il numero 10, entra il numero 6 e sempre per il Maccabi entrerà il numero 76 al posto del numero 44. Ricordiamo il risultato sul 5-0. Chiediamo scusa ai nostri telespettatori, ma abbiamo un problema tecnico nella visualizzazione del risultato. Risultato sempre sul 5-0 per il Maccabi. Ora Maccabi prova sulla fascia, numero 23, cerca di liberarsi, fermato prontamente dal DLF. Palla che ritorna a Maccabi, il numero 27. Guardalinea fischia fuori gioco, ora punizione per il DLF già battuta che cerca velocemente
l'inserimento del numero 16, ma non ci riesce. Maccabi che passa indietro al portiere. DLF che cerca comunque di attaccare. Buonissima azione questa del DLF, purtroppo non è andata a buon fine. Palla che finisce sul fondo. Ora Maccabi con tranquillità cerca di avanzare col numero 33, sempre sulle fasce. Rimessa laterale da parte del DLF. DLF ora che prova a ripartire con il numero 30 in velocità, fermato però da uomini del Maccabi, prontamente reattiva la difesa del Maccabi su queste azioni del DLF. Cambiamo lato, cambiamo lato. DLF cerca di ripartire ora. Fermato dal numero 87, allarga per il numero 23, palla al centro. Attenzione, bellissima occasione ancora questa per il Maccabi, sventata dal portiere del DLF Ciampino. Numero 16 prova ad andare via sulle fasce, ci riesce, tutto regolare per ora. Numero 16 cerca di accentrarsi, cerca di saltare due uomini ma non ci riesce. Numero sempre parla al DLF, numero 21 che cerca il tiro deviato sul fondo. DLF recupera palla, cerca l'inserimento del numero 77 che prova la conclusione, grandissima parata del portiere del Maccabi che mette la palla fuori sopra alla traversa. Attenzione! Ora il Maccabi riparte. Thank you.
Cavi che prova a cercare il suo attaccante forse migliore, numero 87. Passa indietro. Cerca di attaccare il Maccabi con il numero 23 che si libera. Mette la palla al centro ma trova il difensore del DLF Ciampino che allunga la palla al numero 77. Cerca di entrare nell'area. Maccabi che sale molto bene, difende molto bene. Ecco il Maccabi che cerca di ripartire. DLF completamente scoperto, difesa troppo avanti del DLF. Maccabi con molta calma va a recuperare il pallone, non ha fretta visto il risultato, che lo vede in vantaggio per 5-1. Capi che riparte, apre sulla destra numero 23, passa la palla al numero 29, cerca di accentrare la palla ma esce alta sopra la traversa. Messa laterale per il Maccabi che prova l'attacco col numero 23 al limite dell'area, il numero 27 prova il tiro, parata del DLF, del portiere del DLF, tiro molto debole questo, parata semplice per il portiere del DLF Ciampino. DLF, attenzione, brutto passaggio questo del portiere che recupera prontamente la palla, erroraccio del portiere del DLF Ciampino. DLF che comunque non molla, cerca di pressare i giocatori del Maccabi che ora provano ad attaccare. Passaggio sbagliato questo del DLF Ciampino che passa la palla praticamente a un giocatore del Maccabi che tira in porta. Fermato dal portiere San Filippo del DLF Ciampino. DLF sta cercando di uscire da una situazione molto difficile. Maccabi che non molla un minuto. Ora passa indietro cercando di rimpostare l'azione dai suoi difensori. Lancio lungo a cercare l'attaccante del Maccabi, palla che però va al DLF che ora cerca con questi lanci lunghi di lanciare i suoi attaccanti cercando di far male al Maccabi. Cambio.
Cambio, ora c'è un cambio per il Maccabi, il giocatore del Maccabi. Verrà effettuato più tardi al fine di questa azione che vede il Maccabi al limite dell'area di rigore del DLF. Palla recuperata dai difensori del DLF che ora cercano di impostare l'azione. Sbagliano il passaggio, molto rischioso. Stanno cercando di uscire, di avanzare i giocatori del DLF. Molto difficile perché il Maccabi pressa molto molto bene, nonostante, ripetiamo, il risultato che li vede sul 5-1 in casa del DLF Ciampino, qua all'Atletico 2000. Fallo ora del giocatore del Maccabi su un giocatore del DLF. Roberta! Roberta! Cambio ora per il DLF, entra il numero 99 ed entra il numero 16 al posto del numero 27 e del numero 20. Calcio di punizione in favore del DLF. Ora c'è un cambio per il DLF, giocatore infortunato, DLF che ha a disposizione pochi cambi, quindi il portiere, faranno cambio col numero 16, il numero 16 andrà in porta e il portiere prenderà posto in difesa. DLF in vistosa difficoltà, visto anche pochi cambi, pochi giocatori disponibili. Partita molto difficile questa per il DLF, che sta vedendo imporsi il Maccabi per 5-1 qua sul campo dell'Atletico 2000. Eccoci ora, calcio di punizione che andrà a favore del DLF. DLF che cercherà, esatto, di puntare la palla in mezzo, sventata dal difensore del Maccabi. Prova la conclusione altissima sopra, oltre la rete, il DLF. Ora il Maccabi nella propria area cerca di impostare l'azione da dietro con calma. DLF cerca di pressare. Palla filtrante per il numero, fischiato il fuorigioco comunque del guardalinea. Ora DLF prova l'attacco, palla non agganciata dal loro attaccante.
Partita facile questa per il Maccabi, che sta vedendo imporsi a 5-1 per loro. DLF che comunque non molla, cerca di impostare l'azione. Alla prossima, signor arbitro. Fallo. Cambio del difensore del DLF. Approfitta il Maccabi per un altro cambio. Esce il numero 22, Piperno, e entra il numero 21. Cambio effettuato per i Maccabi, 22 per il 21. Calcio di punizione battuto per il Maccabi, bassa al centro, ma non trova la conclusione. Numero 16, debole. Questa palla del Maccabi. Ora numero 33 prova, ma c'è un giocatore a terra del DLF, Ciampino. Ricordiamo, DLF Ciampino non ha a disposizione molti cambi. Entrerà forse il numero 10 che si sta scaldando. Entra il numero 10. Dice il numero 15, il 7, il 77, il giocatore 77 del DLF è uscito infortunato. Ora vedremo chi entrerà al suo posto. Ah, è uscito. Grazie, Yoyo. Per il momento in 10 uomini il DLF. Palla per il numero 87, forse il loro giocatore migliore, che cerca di centrare la palla. Il numero 16 prova il tiro, fermato dai difensori. Va bene. Che mettono la palla in fallo laterale. Palla lunga per il numero 16. Intercettata però dal Maccabi. Maccabi che prova a impostare l'azione di attacco dentro l'area, filtrante, chiuso bene dal DLF che prova ora a ripartire, però sbaglia il passaggio. Maccabi sempre nell'area di rigore avversaria, cerca sempre la conclusione. Ora riparte il DLF che ha recuperato palla dal Maccabi. Palla lunga a cercare l'attaccante del DLF, che però non arriva purtroppo sulla palla in tempo. Palla molto lunga.
rientra al numero 77. Ora il DLF tornerà in 11 uomini. Sembra tutto ok. DLF che prova ad attaccare ora sulla fascia laterale destra. Maccabi che però non permette. E recupera palla. Riparte il Maccabi. Va a terra ora. Si gioca, si continua a giocare. Maccabi che cerca l'attacco, l'inserimento del numero 77, 20, passa la palla al numero 23. Ferma con un colpo di tacco, non arriva però l'attaccante del Maccabi. DLF è in netta difficoltà in questo momento. Palla rilanciata dal DLF che ora cerca ma viene fermato dai giocatori del Maccabi. C'è un contrasto appunto in terra, un giocatore del Maccabi e un giocatore del DLF. Calcio di punizione battuto da Maccabi che cerca il numero 87 sulla fascia destra per il numero 23. Brutto. Questo passaggio non si è capito bene a chi la volesse tirare. Ora il Maccabi sta molto tranquillo sul suo risultato 5-1, si può permettere anche questi errori. Questi piccoli errori. DLF cerca di uscire dalla sua area. Numero 11 cerca di imporsi ma non ci riesce. Maccabi che passa indietro al suo portiere e rimposta l'azione dalla difesa. Numero 24 cerca l'inserimento del numero 32. Numero 16, sempre in attacco il Maccabi, cerca il numero 23, palla leggermente lunga, ce la fa, la stoppa, prova, passaggio in area, DLF cerca di uscire da questa brutta situazione, spazza via la palla, la difesa del DLF viene recuperata dal giocatore del Maccabi. Maccabi che ha un giocatore a terra. DLF comunque continua a giocare. L'arbitro giustamente ferma il gioco. Ottimo arbitraggio. Da parte dell'arbitro Cesarno. Ora vediamo di nuovo il Maccabi sulla fascia destra, al numero 87, cerca di accentrare la palla, palla che non passa, viene recuperata, rimane in campo la palla, il DLF ne approfitta recuperandola e cercando di far ripartire la sua azione sulla fascia. Squadra ormai si è ricompattata.
rimessa laterale per, a favore del DLF Ciampino. Mancano 4 minuti alla fine della partita, il risultato sempre sul 5-1 da parte del Maccabi. Molta calma, il Maccabi ora cerca di respirare un attimo. Maccabi che cerca di numero 99, cerca il tiro sporcato dal numero 27 del DLF Ciampino. Non serve Maru. Reclama qua forse un fallo il giocatore del Maccabi nell'area di rigore del DLF. Palla però in calcio d'angolo per il Maccabi. Ora vediamo questo calcio d'angolo da parte del Maccabi. Palla che esce sulla destra. Maccabi comunque cerca di attaccare nonostante mancano 3 minuti alla fine. Il tiro a giro, il 33 prova la conclusione ma non entra la palla. Maccabi comunque sta sempre sul 5-1. Maccabi con calma, DLF recupera la palla ma non se la gioca bene, palla che ritorna al Maccabi che ora sulla sinistra cerca di entrare nell'area di rigore, gioco fermo, sarebbe stato gol del Maccabi ma gioco fermo. L'arbitro decide per una rimessa laterale a favore del DLF Ciampino. DLF Ciampino che comunque cerca di entrare nell'area di rigore del Maccabi, ma con scarso risultato. Fuori gioco, fischiato dal guardalinea. Giocatori del Maccabi che protestano per il fuori gioco. L'arbitro che decide la fine della partita tra Maccabi Roma e
DLF Ciampino che vede il DLF Ciampino perdere 1-5 contro il Maccabi in casa. Qui all'Atletico 2000 è tutto per ora. Buona serata.